Buongiorno a tutti. Prima di iniziare desidero ringraziare vivamente l'Ordine degli Psicologi, il dottor Ruzza, il dottor Melendugno, per l'organizzazione di questo incontro, perché è fondamentale per chi vive la neuropsicologia anche nella sua accezione clinica, dal momento che la si fa con i pazienti, spesso anche all'interno degli ospedali, dei policlinici, dei servizi, una stretta collaborazione con i medici. Quello che vorremmo illustrarvi oggi, io, la dottoressa Volpe e il professor Tona, che vedo arrivare oggi, è oltre alle relazioni, vedrete anche, l'abbiamo strutturata proprio per mostrarvi la collaborazione che da 20 anni ormai c'è all'interno del Policlinico di Padova. All'interno del Policlinico, dove esiste una realtà che riguarda appunto i trapianti d'organo, e all'interno della, per così dire, filiera del trapianto d'organo è inserito il servizio sia di psicologia clinica ma anche la parte che riguarda la neuropsicologia clinica. Allora, per quanto riguarda la neuropsicologia, affronteremo, per quello che riguarda la neuropsicologia e il trapianto d'organo, parleremo di neuropsicologia sia per quanto concerne la valutazione neuropsicologica, ovvero tutto il nostro intervento nella valutazione dei deficit cognitivi nei pazienti, ma anche, e poi questo lo vedremo meglio quando vi dimostreremo il caso clinico, anche tutta la parte poi di intervento neuropsicologico, cioè che riguarda la riabilitazione dei deficit cognitivi. Per quanto riguarda il trapianto d'organo, la neuropsicologia clinica e la psicologia clinica intervengono fondamentalmente in due fasi, cioè nella fase di valutazione dei pazienti pre-trapianto e poi anche nella fase di valutazione e in alcuni casi di riabilitazione nella fase post-trapianto, quindi dopo che il paziente ha ricevuto l'organo. Fondamentalmente nella prima fase, cioè nella fase pre-trapianto, la valutazione neuropsicologica si inserisce tra tutti quegli approfondimenti specialistici che vengono fatti al paziente durante la fase che viene chiamata la fase di checklist, cioè tutta quella serie di esami clinici, psicologici, di valutazione che devono necessariamente essere effettuate perché sono volti alla selezione dei pazienti per la candidatura al trapianto. Ora, noi qui oggi ci concentreremo in particolare sul trapianto di cuore, perché in questa equipe noi lavoriamo in particolar modo con i pazienti con trapianto d'organo di cuore. Però la neuropsicologia, se voi andate a vedere anche in letteratura, si inserisce in tutti i trapianti d'organo. E questo perché nella fase appunto pre-trapianto, a seconda dell'organo che deve essere trapiantata, spesso i pazienti mostrano anche profili e deficit cognitivi differenti. In caso ad esempio di trapianto di fegato, i pazienti, proprio in seguito al tipo di malattia che hanno all'organo fegato, hanno livelli di ammonemia molto elevati che possono dare neurotossicità cerebrale, e la neuropsicologia è fondamentale ad esempio per monitorare l'insorgenza di encefalopatia epatica. L'encefalopatia epatica è proprio dovuta all'intossicazione, alla neurotossicità dell'ammonio, quindi elevati livelli di ammonemia, e i sintomi sono esclusivamente clinici. I primi sintomi sono proprio sintomi di tipo cognitivo, cioè il paziente mostra disorientamento, alcuni deficit di memoria, può iniziare ad avere delle difficoltà in alcune attività quotidiane, come ad esempio la guida di un veicolo, e se si interviene in queste prime fasi, quando la encefalopatia epatica è a livello subclinico e non si aspetta poi che vada avanti, perché poi l'encefalopatia epatica ha vari gradi, cioè passa dal subclinico, poi grado 1, 2, 3, 4. Sinceramente, quando un paziente ha già grado 3, 4, non è necessario l'intervento dello psicologo, perché il paziente
poi finisce in coma, per cui è francamente, come dire, malato, è importante perché l'encefalopatia epatica, che ha questi sintomi che per alcuni aspetti assomigliano molto a dei sintomi iniziali, per così dire, della demenza, difatti viene anche annoverata tra le pseudodemenze, è reversibile se correttamente, se si interviene correttamente. Perché vi dicevo che diventa fondamentale la rilevazione di questo disturbo, ad esempio nel trapianto d'organo? Perché ormai la letteratura concorda sul fatto che i pazienti nel post-trapianto, cioè una volta che vengono trapiantati, più episodi di encefalopatia epatica hanno avuto nel pre-trapianto, peggiore è la prognosi poi anche nel post-trapianto. Questo per quanto riguarda il trapianto di fegato. C'è poi il trapianto di polmone, che a Padova si effettua anche il trapianto di polmone, se ne effettuano meno rispetto al trapianto di fegato e al trapianto di cuore. Trapianto di polmone, i pazienti invece hanno altri tipi di problemi perché possono andare incontro ad ipossigenazione. Tenete conto però che se il fegato è uno, i polmoni invece sono due. Per cui in alcuni casi il paziente viene trapiantato di un polmone ma l'altro è ancora funzionante. Stessa cosa per quanto concerne invece il trapianto di reni. Nel trapianto di reni, come dire, è una tipologia un po' peculiare, nel senso che di nuovo, ripeto, i reni sono due, uno può rimanere funzionante. I pazienti però che vanno incontro a trapianto di rene possono mostrare disturbi cognitivi proprio perché per gli elevati indici di uremia, quindi di nuovo qui abbiamo una neurotossicità, c'è da dire che nel trapianto di rene rispetto agli altri tipi di organi comunque c'è sempre, come dire, il salvavita del... non mi viene la parola... della diagnosi, scusate, non mi veniva il termine italiano. C'è sempre salvavita della diagnosi, per cui c'è anche questo aspetto da tenere in considerazione. E arriviamo invece al trapianto d'organo di cui ci occupiamo maggiormente in questa sessione, che è il trapianto di cuore. Allora, il trapianto di cuore, perché nella fase pre-trapianto i pazienti possono avere disturbi cognitivi? Perché? Perché noi sappiamo che il sistema nervoso centrale è estremamente sensibile alle alterazioni dell'apporto ematico. Ci sono due indici che noi teniamo molto in considerazione quando andiamo a valutare questi pazienti. Un primo indice è l'indice di FE. FE sta per frazione di eiezione. Fondamentalmente l'indice FE è un indice globale del grado di accorciamento delle fibre ventricolari e rappresenta una misura della funzione globale della pompa del ventricolo sinistro. Solitamente la normalità di indice di frazione di eiezione in tutti noi che non abbiamo ad esempio problemi cardiaci o scompensi cardiaci particolari è tra il 60 e il 70%. Come vi mostrerò invece nei dati successivamente, quando vi mostro una breve ricerca che noi abbiamo pubblicato sui pazienti che vanno incontro a trapianto cardiaco, l'indice di FE di questi pazienti, di frazione di questi pazienti, è molto basso. La media dei nostri dati su 207 pazienti si aggira intorno al 23 di indice di frazione di eiezione, ma con una deviazione standard di più o meno 10, per cui abbiamo pazienti con indice di frazione di eiezione veramente, veramente molto bassi. Un altro fattore da tenere in considerazione è che verificare se questi pazienti hanno una lunga storia di ipertensione alle spalle, pregressa. Perché? Perché in questo caso possono essere pazienti che hanno avuto durante il decorso dell'ipertensione della loro malattia anche l'insorgenza di ictus oppure di TIA e quindi hanno danni neurologici che in questo caso però possono essere permanenti perché ci sono delle vere e proprie lesioni cerebrali. I maggiori effetti dell'insorgenza di ictus e di TIA in questi pazienti sono sempre, comunque, nella maggior parte dei casi, a livello anteriore nelle regioni frontotemporali. Noi, come vi dicevo, abbiamo condotto una ricerca su 207 pazienti, tutti pazienti che venivano visti presso il Centro Gallucci di Padova, per la candidatura al trapianto, quindi sono tutti pazienti che abbiamo visto nella fase pre-trapianto per l'inserimento in lista durante la checklist,
vi faccio soltanto vedere alcune caratteristiche. Come vedete, la maggior parte dei pazienti sono maschi, il 93% su 207 pazienti sono di sesso maschile. Quello che vedete, quelle sigle in altro, IDC, NIDC, sono la prima colonna, sono i pazienti che appunto vanno incontro a trapianto d'organo, a trapianto di cuore per cardiomiopatia di tipo ischemico. La seconda è di tipo non ischemico, quello che vedete con la M è quello che solitamente in medicina è il miscellaneo, cioè sono pazienti con più di un'eziologia. Allora, la cosa interessante è che, perché ci interessava suddividere questi pazienti anche per il tipo di patologia cardiaca pregressa? Perché poi andiamo a vedere, e una delle cose che noi abbiamo dimostrato, che sempre più sta uscendo in letteratura, è che non è tanto il tipo di cardiopatia che inficia le funzioni cognitive, ma sono soprattutto le comorbidità e la durata della malattia. L'età media di questi pazienti, vedete che si aggira in un caso intorno ai 58 anni, nell'altro 53, comunque quella è più o meno l'età media dei pazienti. Come vi dicevo, gli altri indici sono l'indice di frazione di iniezione e poi siamo andati a vedere anche quelle che sono le comorbidità, cioè disfunzioni epatiche, disfunzioni renali, disfunzioni respiratorie, poi abbiamo l'iperglicemia e un altro fattore che poi si è rivelato interessante dei nostri dati. Allora, cosa facciamo solitamente con questi pazienti? Questi pazienti, durante l'inserimento della checklist, oltre, vi dicevo, a tutta una serie di esami clinici medici e oltre a tutta una serie di esami di tipo di psicologia clinica, che poi vi verranno maggiormente illustrati dalla dottoressa Volpe, fanno anche una valutazione neuropsicologica approfondita. Quindi per valutazione neuropsicologica approfondita si intende che questi pazienti svolgono un colloquio neuropsicologico con un neuropsicologo, con uno psicologo con formazione neuropsicologica e poi tutta una serie di test. Test che vanno a misurare l'efficienza cognitiva nei domini dell'attenzione, della memoria, delle funzioni esecutive, nella percezione e nelle abilità prassiche di movimento. Allora, quello che vedete nell'ultima colonna è la percentuale di pazienti con test alterati, dove per alterazione abbiamo preso almeno due deviazioni standard rispetto ai dati normativi. La cosa interessante è che quello che emerge da questo studio è che la maggior parte delle disfunzioni cognitive che questi pazienti presentano è all'interno del dominio funzioni esecutive. Quindi questi pazienti mostrano di avere delle difficoltà, soprattutto delle funzioni cognitive che sono relate al funzionamento dell'area anteriore del cervello, quindi ai lobi frontali. Cosa significa però, poi vi verrà specificato meglio, avere delle disfunzioni a livello esecutivo? Per questi pazienti è fondamentale perché tra queste funzioni cognitive ci sono l'abilità di pianificazione, l'abilità di programmazione, l'abilità di inibizione. E questo, come dire, ha molto a che fare con quello che poi vedremo è l'aderenza terapeutica, cioè se io voglio aderire ad una terapia e capire bene ed essere, come si diceva un tempo, non solo aderenti ma complianti, devo comunque sapermi programmare, sapermi pianificare, avere quelle abilità e quelle capacità che mi permettano di mettere in atto anche nuove azioni, cambiare in parte uno stile di vita. Questi pazienti invece hanno questo tipo di difficoltà. L'altro dato interessante che vi dicevo che è emerso da questa ricerca è che non abbiamo trovato differenze significative tra i due gruppi di pazienti, cioè quelli con cardiopatia di tipo ischemico e non di tipo ischemico, ma la cosa interessante è che invece i vari deficit cognitivi sono maggiormente correlati, vedete, soprattutto alla storia clinica, cioè all'indice cardiaco, ma poi anche all'aver avuto precedenti attacchi ischemici e anche alla comorbidità con le disfunzioni epatiche, oltre all'iperglicemia. Questo vi dicevo, quindi viene fatta tutta una valutazione nella fase pre-trapianto. Dopodiché immaginiamoci che nella nostra filiera il paziente venga trapiantato. A quel punto, se questo tipo di patologie erano dovute al malfunzionamento d'organo, una volta che il paziente viene trapiantato, quindi
in questo caso ha un nuovo cuore perfettamente funzionante, molti dei deficit cognitivi che il paziente mostrava prima rientrano, cioè il paziente migliora in alcune funzioni cognitive. Ed è per questo che noi, nella nostra, vi dicevo, filiera, la valutazione neuropsicologica viene sempre fatta nella fase pre, a volte più di una, perché i pazienti poi rimangono anche, come dire, in attesa del trapianto d'organo per un periodo prolungato nel tempo, per cui noi monitoriamo continuamente l'andamento cognitivo di questi pazienti. E poi viene sempre fatta una valutazione post. C'è una valutazione post che noi solitamente facciamo nell'immediato, dopo trapianto, dove per immediato non abbiamo un tempo standard, è un tempo medio, perché si intende non appena il paziente, come dire, è in grado di sostenere una valutazione testistica neuropsicologica. Poi solitamente lo facciamo a distanza di 6 mesi, a distanza di 1 anno, e poi abbiamo pazienti che seguiamo proprio durante gli anni. Allora, vi dicevo, se da un lato in molti casi i pazienti migliorano le loro funzioni cognitive, nel post-trapianto, a questo punto, non è più le disfunzioni cognitive che andremo ad osservare non sono più correlate a un malfunzionamento d'organo, ma a questo punto sono correlate al regime medico che il paziente deve assumere dopo il trapianto. E questo indipendentemente dal tipo di organo trapiantato, una volta che il paziente viene trapiantato, per evitare il rigetto d'organo, i pazienti devono necessariamente seguire per tutta la loro esistenza una terapia con gli immunosoppressori. Questo al fine di evitare il rigetto d'organo. Quindi, perché noi monitoriamo anche i pazienti nel post-trapianto? Perché ormai in letteratura è chiaro che gli immunosoppressori possono dar luogo a neurotossicità. Quindi il paziente può mostrare deficit cognitivi anche diversi rispetto a quelli che aveva nella fase pre-trapianto, proprio in seguito all'assunzione di immunosoppressori. Questo schema riassume un po' quello che poi a noi interessa nel post-trapianto, perché immaginiamoci un paziente, il nostro paziente è stato trapiantato, dopo il trapianto d'organo però io posso osservare delle alterazioni delle funzioni cognitive, o diverse da quelle che c'erano prima, o addirittura alcuni pazienti prima del trapianto non hanno disfunzioni cognitive ma le mostrano successivamente al trapianto. Queste disfunzioni cognitive possono essere correlate, vi dicevo, o alla funzione neurotossica, all'effetto neurotossico dell'immunosoppressore, o possono essere dovute ad alcune complicanze che sono insorte comunque durante l'intervento cardiaco. Cosa succede però? Che le alterazioni delle funzioni cognitive sono tra uno dei principali fattori che influenzano l'aderenza terapeutica. Per cui in questo caso noi possiamo trovarci di fronte ad un paziente che per deficit cognitivi fa fatica ad avere aderenza terapeutica e, ripeto, nella fase post-trapianto è necessario che un paziente abbia aderenza terapeutica, perché da qui, come dire, passa anche la sua sopravvivenza, cioè il paziente trapiantato d'organo poi diventa comunque un paziente a vita, lo posso dire? Perché deve continuamente seguire uno stile di vita regolare, con una dieta particolare, è sotto immunosoppressore, per cui, come dire, deve essere molto accorto, non deve ammalarsi spesso, non deve stare vicino a persone che abbiano influenza o quant'altro. Ripeto, uno stile di vita molto sano, perché anche nei confronti di un'infezione banale, che ne so, dentale o quant'altro, il suo sistema farà molto più fatica a reagire perché, ripeto, è sotto regime con gli immunosoppressivi. Per cui è per quello che noi continuiamo a monitorarli anche durante gli anni, anche perché sono pazienti che ciclicamente hanno delle visite, per così dire, di controllo presso il centro di riferimento. Vi dicevo, ci sono varie complicanze, alcune sono dovute proprio legate all'intervento chirurgico. Allora qui quello che vedete, media 8 ore, è perché è una media dei vari trapianti d'organo. Con il cuore, ad esempio, l'intervento a volte è più veloce, ci vogliono meno ore, meno tempo rispetto ad esempio al trapianto di fegato, però si tratta comunque di interventi che è vero che adesso vengono svolti quasi di routine, ma sono interventi, insomma, come dire, sufficientemente lunghi. Per cui possono esserci delle manovre chirurgiche che divengono responsabili di embolismo, che quindi l'embolismo può causare l'occlusione di un vaso cerebrale e quindi di conseguenza provocare delle lesioni cerebrali. Possono insorgere delle infezioni al sistema nervoso centrale, come meningiti
e encefalopatiti virali, batteriche, fungine o quant'altro. Possono esserci degli ictus dovuti ad uno stato ipotensivo acuto, il paziente può comunque entrare in coma, e possono esserci, può esserci anche una manifestazione, noi ne abbiamo visti alcuni, io ne ho visti alcuni non per il, esatto, per il fegato, con mielinolisi pontina centrale. La mielinolisi pontina centrale è un'affezione del sistema nervoso centrale che è proprio caratterizzata da demielinizzazione della posizione centrale alla base del ponte. E lì può causare comunque, a parte il coma, ma può lasciare dei segni di tetraplegia associata anche a gravi disturbi del linguaggio e anche a problemi di deglutizione. Come vi dicevo, poi ormai ci sono sempre più lavori in letteratura che dimostrano come i più comuni immunosoppressori utilizzati possono dar luogo alla neurotossicità. Tra ce ne sono di varie categorie, quelli che più comunemente utilizzati sono la ciclosporina e il tacrolimo, entrambi comunque hanno lo stesso meccanismo d'azione perché sono inibitori della calcineurina. Tra gli effetti neurotossici maggiormente osservati e che sono legati alla neurotossicità degli immunosoppressori ci sono proprio disturbi di alterazione della coscienza, encefalopatia, alterazione del tono dell'umore, psicosi, tremore, convulsioni, stato vegetativo e leucoencefalopatia posteriore. Ad esempio, al Policlinico di Padova, dove noi seguiamo il trapianto di cuore ma anche il trapianto di fegato, abbiamo avuto modo di osservare, in alcuni pazienti, non in tutti i pazienti, la neurotossicità da immunosoppressore dovuta sia al tacrolimus che alla ciclosporina, nel senso che a seconda dei protocolli, tre minuti, allora non ve lo dico, ma vado avanti. No, ha ragione. Quindi vi dicevo, questi sono gli effetti neurotossici e vi dicevo che è importante in questo caso, per verificare gli effetti neurotossici dell'immunosoppressore, la valutazione neuropsicologica. Perché? Perché purtroppo noi non è sempre legata ad un elevato livello di concentrazione di immunosoppressore nel sangue del paziente. Nel senso che noi possiamo avere effetti neurotossici in pazienti cui i livelli non sono estremamente elevati, viceversa pazienti in cui il livello magari è estremamente elevato e non osserviamo effetti neurotossici. In questo caso, a quel punto, se si rivelano effetti neurotossici, logicamente in accordo con tutta l'equipe medica, ma questo viene suggerito anche dalla letteratura, si può procedere o a una lieve diminuzione del dosaggio dell'immunosoppressore o in alcuni casi si consiglia uno switching, cioè passare da un immunosoppressore all'altro. Anche lì ci sono tutte delle dovute precauzioni perché bisogna verificare il funzionamento renale, ad esempio per l'assunzione di ciclosporina o quant'altro, ma questo fa parte, come dire, proprio del fatto che si lavora in equipe con il medico, l'equipe medica. Vi dicevo, verranno poi affrontate maggiormente nella relazione della dottoressa Volpe il fatto che questa neurotossicità riguarda soprattutto queste aree prefrontali e quindi spesso ai disturbi cognitivi tipici di quest'area si associano spesso disturbi comportamentali in questo paziente, disturbi comportamentali che sono tipici delle lesioni frontali e ho tentato di riassumerle. La corteccia frontale possiamo suddividerla poi in corteccia dorsolaterale, ventromediale, corteccia cingolata anteriore e in questo caso anche dal punto di vista comportamentale possiamo avere effetti molto diversi sui pazienti, per cui da un lato possiamo avere pazienti come per lesioni orbitali o ventromediali estremamente disinibiti, quindi pazienti che poi faticano sia ad inibire il comportamento da tutti i punti di vista e anche le pulsioni, quindi difficoltà ad inibire le pulsioni sessuali piuttosto che alimentari, piuttosto che agire su tutto quello che è la presa di decisione. Sono pazienti, e noi ne abbiamo visti, che spesso iniziano a prendere delle decisioni economiche assolutamente catastrofiche per la famiglia, perché proprio non riescono più ad avere questo tipo di controllo. D'altro canto, invece, pazienti la cui neurotossicità magari colpisce maggiormente la corteccia cingolata anteriore, sono pazienti che invece mostrano
un versante quasi estremamente opposto, cioè diventano pazienti apatici con una sorta di abulia, apatia generalizzata, proprio un'inerzia e un deficit di controllo nell'interferenza. In questo caso voi vedrete che è importantissima la collaborazione non soltanto tra il neuropsicologo e il medico, in questo caso è fondamentale la collaborazione tra il neuropsicologo e lo psicologo clinico, perché in molti casi questi pazienti vengono, per così dire, scambiati per pazienti con depressione, perché molti dei sintomi sono condivisi con l'episodio depressivo maggiore o un umore depresso di fondo. In realtà invece è dovuto a qualcos'altro. Quindi vi dicevo, i deficit cognitivi continuamente monitorati nella fase pre e nella fase post sono fondamentali perché possono rappresentare delle barriere significative all'aderenza terapeutica. Grazie. Grazie per questo.